Questo è intitolato in una parola orientale. Lui lo intitola Room Blues, parola che sta per aria, terra e fuoco. Vi prego di osservare i colori perché lui usava solo colori naturali e i suoi tappeti li realizzava con una lana più fine del cashmere, quindi molto fresca d'estate e molto calda d'inverno. Questa è la bellezza di toccare un tappeto di Tsetan Kiahman. Lo vediamo? Splendido. Ma poi il numero 3. Attenzione, attenzione. Siamo nel 1931. Ripeto, 1931. Chaussure, calzature. Esattamente 20 anni dopo, anzi 30 anni dopo, un certo Fernandez Armand faceva le accumulazioni di scarpe da signore. Lui, nel 1931, realizzava questo esemplare, ricamando tanti tipi di scarpe da signora degli anni 30. Bellissimo, bellissimo. Ma poi, questo è pubblicato anche sullo Pfeiffer, se lo vedi. Il numero 4, guardate qua, guardate qua. Lui lo intitola Manta, che nella sua lingua significa direzione. Vediamo? Bellissimi colori, bellissimi. Mamma mia, guarda qua. E attenzione al numero 5. No, ma guarda che spettacolo è questo. Sembra un quadro di Joseph Albers, bellissimo, splendido, favoloso. E attenzione al numero 6. Adesso avrete una forte emozione, forte davvero. E guardate un po'. No, è bello, più bello di un Piet Mondrian, splendido. Oh, vabbè, non esageriamo, questo è veramente fantastico. Un po' più da vicino, per favore, questa è veramente una cosa meravigliosa. Ma attenti al numero 7. Siamo nel 1924, attenti all'anno. Questo che vedete è un omaggio al futurismo. Tsetan Kiahman era innamorato dell'arte europea occidentale. Sapete che nel 1910 in Italia nasce il futurismo. Ditemi se non sembra un quadro di Fortunato Repero, di Futurballa. Questo è Tsetan Kiahman, un omaggio al futuro. Non avete idea poi della bellezza di questi tappeti messi a terra? Sono straordinari, perché nascono per essere messi a terra. Allora tu potrai tenere a parete perché è un quadro, no? Ma è incredibile la bellezza di questi tappeti, cioè arredare con un tappeto simile, che tu possa avere, non so, un arredamento del 700 con mobili dell'800. Vedi, quando tu metti a parete un Picasso, non ti interessa il tuo arredamento, eh? Questo è il Picasso d'Oriente, è lui, bellissimo esemplare, un rapido look. Va bene, e attenzione al numero 8. Signore e signori, 1933. In questo esemplare, disegnato nel 33, certo, in questo esemplare Tsetan Kiahman disegna la vanità. Secondo Tsetan Kiahman, l'accessorio che al meglio racconta una donna è la sua borsetta. E allora disegna vanità. Questo è un capolavoro, guardalo. Guardalo, bellissimo. Questo veramente Luca Moroni ci insegna. Ed è il numero 8. E come? Mamma che bello. Va bene, ma attenzione al numero 9. Questo lui lo intitola Montagne. Guardate i colori che ha questo esemplare, per favore. Per me? Hai bisogno? Guarda, ed è il numero 9. Ma poi attenzione al numero 10. 1940. Tsetan Kiahman è un uomo che ha viaggiato molto nella sua vita e ogni volta che viaggiava cercava di raccontare
i colori di quella città, l'architettura di quella città. Bene, signore e signori, nel 1940 lui arriva nell'affascinante terra del Marocco e la prima città che incontra è la città di Agadir. Questo che vedete si intitola Viaggio nella città di Agadir. E quindi raccontare una città attraverso l'architettura di questa città e i colori di questa città. Stanno chiedendo i prezzi. Arrivo, pochi secondi, avrete una bella sorpresa. Bellissimo. Marina, hai chiamato la Elena, te l'ha detto Gianluca. Fabiano, mi dici? Ancora. Poi, attenzione, il numero 11. Voi sapete che dopo essere arrivato a New York, lui arriva a Parigi. E quando arriva a Parigi, è il 1930, la prima cosa che lo fa impazzire sono questi cappelli meravigliosi di queste nobildonne francesi a passeggio sul Lunga Senna di Parigi. Intitola questo bellissimo esemplare, lo intitola Chapeau, quindi cappelli. Guardate che cosa meravigliosa. Questo è Tsetang Yahman. Ma proprio a Parigi, esattamente 8 anni dopo, incontra Pablo Picasso. Nasce un'amicizia profonda tra i due, importante. Picasso era affascinato da questo giovane orientale che aveva idee così rivoluzionarie, era l'unico. E lui dedica alla tavolozza di Picasso, il titolo del tappeto è proprio La tavolozza di Picasso, questo esemplare. Se conoscete la pittura di Picasso sapete che lui ha avuto il periodo blu, il periodo rosa e il cubismo picassiano. Era il 1938, tappeto splendido, l'omaggio a Picasso. Bravo, bravissimo, bravo. Ma poi, il numero 13, attenti a questo, Oddio mio, vi devo confessare una cosa, però non ditela a nessuno, Promettete di non dirla a nessuno. Non dovrei dire questo perché lavoro a telemarket, ma io non ho molta simpatia per i tappeti in genere. Ho 48 anni, ho arredato tante case nella mia vita perché per motivi di lavoro ho dovuto fare tanti traslochi e non solo di lavoro, per altri motivi, ma va bene. E ho dovuto arredare tante case e vi assicuro che non ho mai messo un tappeto a terra, mai, non ho simpatia. Bene, vi dico la verità, quando qualche tempo fa Telemarket ha acquistato alcuni di questi esemplari, per la prima volta in 40 anni me ne sono comprati 3. Chiaro? Perché? Perché questi non sono tappeti, sono quadri. Meravigliosi, io sono un collezionista come voi. Questo è il numero 13, lui lo intitola Geometrie e colori, più bello di un Piero D'Orazio, splendido.